A tutti voi buongiorno e benvenuti per questa edizione pomeridiana del nostro telegiornale che iniziamo con la messa in ricordo delle vittime del coronavirus nella casa di riposo di Mortegliano, avvenuta questa mattina. A celebrare l'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, che ha ricordato il periodo tragico di distacco degli ammalati dai parenti. Commovente anche il ricordo dei familiari che hanno voluto ricordare i 18 scomparsi con una rosa bianca e il loro nome. Vediamo. Una delle sofferenze che abbiamo avuto nei mesi scorsi, nei mesi in cui eravamo tutti quanti in emergenza, che mi sono state segnalate da più parti e anche che abbiamo visto, è stata proprio quella che questo virus abbastanza cattivo ci ha staccati e ci ha staccati anche da i parenti, gli amici, i familiari, tante volte hanno avuto vicino solo, e ringraziamoli, qualche presenza di qualche medico, infermiere, operatore caritatevole che è stato con loro. E anche i funerali abbiamo dovuto farli molto, molto velocemente, anche di qualche sacerdote o qualche parroco ho dovuto fare i funerali molto velocemente. E questa è stata una delle sofferenze grandi. Sia noi, sia ospiti, operatori, medici, familiari, ma anche di tanto amore profuso nell'espletamento del proprio lavoro, con grande dedizione e senso del dovere, talvolta a rischio della propria vita. Ringraziamo come familiari ciascuno personalmente per tutti i gesti di amore, di prossimità e di misericordia compiuti in favore dei nostri familiari defunti. Proseguiamo il nostro notiziario con altre notizie che arrivano dalla cronaca, esattamente l'immigrazione, perché tiene banco sempre l'arrivo incessante degli immigrati dalla rotta balcanica. Vedete qua c'è la notizia del ritrovamento di 32 migranti ammassati dentro un camper sul sito www.telefriuli.it. C'erano anche due minorenni, il conducente, un cittadino ucraino, è stato arrestato per favoreggiamento aggravato dall'immigrazione clandestina prodotto presso il carcere di Gorizia. L'operazione è stata condotta nella notte di ieri dalla squadra mobile di Udine con il vicequestore Massimiliano Ortolana, ha bloccato il veicolo alle 22:30 a Trieste Lisert e poi l'ho accompagnato all'uscita autostradale di Palmanova, dove sono stati rinvenute queste 32 persone. E sempre oggi invece una ventina di cittadini stranieri sono stati trovati nella zona tra Butrio e Udine, rintracciati e quindi fermati alla rotonda sulla strada regionale. Insomma, la situazione si fa sempre più preoccupante, come ieri ha affermato anche dall'assessore comunale Alessandro Cianni, assessore alla sicurezza del comune di Udine, durante la puntata screenshot, si è espresso favorevolmente per l'esercito ai valichi, mentre l'opposizione con Vincenzo Martinez, segretario del PD, avverte la questione della rotta balcanica non si risolve con le letterine al Viminale, in riferimento alla missiva spedita al ministro degli interni da parte del sindaco Fontanini. Ma sentiamoli. Quello è un argomento che mi preoccupa moltissimo, anche perché io ritengo che sia un argomento a livello nazionale estremamente sottovalutato. No, io sono favorevole all'esercito al confine, sono favorevole ai pattugli misti delle forze di polizia italiana e slovena, sono favorevole ai respingimenti. A distanza di 2 anni si capisce che anche questo è uno di quei temi molto complessi che non si risolvono con gli slogan. La rotta balcanica non si è mai fermata e adesso, oltre all'aumento delle presenze di queste persone, c'è anche una questione che riguarda la salute e quindi la cosa si è maggiormente complicata. Scrivere letterine non serve a niente, serve solo a dire ai cittadini: guardate che ho fatto qualcosa. Esercito a confine? Può servire? Il confine l'hanno già messo, ma mi sembra che la rotta balcanica non si sia fermata. Quindi attenzione quando si parla di queste questioni così rilevanti, che riguardano anche persone in carne ed ossa, mettendo davanti eserciti, cose del genere, senza però riuscire poi alla fine, all'interno di una città come la nostra, a dare vere soluzioni concrete. La questione è complessa.
Nel frattempo, a proposito di immigrazione, la Giunta regionale ha approvato il programma per supportare i comuni nella gestione dei minori non accompagnati, togliendo però l'immigrazione, la gestione dell'immigrazione diffusa. Sentiamo. 7 milioni di euro, di cui la quasi totalità a favore dei comuni per la gestione dei minori non accompagnati o neomaggiorenni in arrivo dalla rotta balcanica. Il programma Immigrazione 2020 è stato approvato dalla Giunta su proposta dell'assessore alle politiche dell'immigrazione Pierpaolo Roberti e prevede anche il sostegno agli enti che avviano progetti di contrasto alla rotta balcanica e a chi invece nei territori di provenienza degli stranieri instaura attività per non farli partire. Roberti in particolare parla di una pressione sull'Italia dai paesi dell'ex Jugoslavia. Su questo tema la regione, spiega, è impegnata a fare pressione sul governo suggerendo tutte le soluzioni possibili, ma le politiche adottate da questa amministrazione ci consegnano un quadro in cui l'andamento del numero delle persone accolte è in regressione. A giugno 2016 i richiedenti asilo accolti in FVG erano 4.491, a giugno 2018 erano 4.493, a luglio 2020 sono scesi a 3.007. Ad attaccare sui numeri è la consigliera regionale del PD Chiara Dagiau. Roberti usa il tema dell'immigrazione e i numeri a suo piacimento, visto che gli arrivi a giorni alterni sono un'emergenza, altri sotto controllo. L'assessore si vanta di aiutare i comuni dopo aver smantellato l'accoglienza diffusa. La Lega, ribadisce Dagiau, rinuncia a qualsiasi politica sugli stranieri in regione, ne fa solo merce per il consenso, a scapito però di comuni e di tutta la cittadinanza del territorio. Torniamo in cronaca, sempre dando uno sguardo al nostro sito, perché ci sono alcune notizie che arrivano dalla notte con un violento schianto frontale avvenuto con 3 feriti a San Daniele del Friuli in via Roma. Si sono scontrate con violenza 2 auto in un tratto di salita. Anche a Vendoglio di Trepogrande un uomo è finito contro il muro di un ponticello, ha riportato lesioni serie, comunque tutti non sono in pericolo di vita. Diversamente, ad Aquileia, nella prima serata di ieri, un uomo è finito con la sua barca contro una bricola alla foce del fiume Natissa, è stato trascinato fuori dalle acque e si trova in gravissime condizioni. È stato chiamato la centrale SORES di Palmanova, il 112 e Vigili del Fuoco. La persona rianimata sul posto è un uomo di 43 anni di Turiaco. Andiamo ora a Tavagnacco, dove questa mattina si è svolta l'assemblea straordinaria delle Proloco. Sono stati fatti conti anche sulla situazione economica delle singole attività. Bene, 200 milioni è la ricaduta economica degli eventi organizzati dalle singole associazioni del Friuli Venezia Giulia. A dirlo lo studio della CGA di Mestre, equivale praticamente al 10% degli introiti realizzati in tutta Italia. Un risultato eccezionale, secondo il presidente Pezzarini, anche l'assessore regionale Bini, minacciato però questo risultato dal coronavirus. Infatti 2 Proloco su 3 hanno rinunciato finora alle proprie manifestazioni quest'estate. Sentiamo l'intervista. Dati importanti, uno dei dati che mi ricordo, mi ha colpito moltissimo: noi siamo la prima regione per formazione, significa che abbiamo investito moltissimo in questi anni e i risultati si trovano. 4 nostre Proloco che sono state premiate a Roma come sagra di qualità il gennaio scorso. Poi dati economici, quanto le Proloco investono, quanto spendono le Proloco per acquistare materie prime, per i noleggi, per le strutture in sicurezza e quanto le Proloco incassano. E poi la differenza fra entrate e uscite e quanto le Proloco versano sul territorio. Un altro dato molto importante da un punto di vista sociale: le Proloco restano sempre presidi di aggregazione, presidi di collaborazione con le altre realtà presenti sul territorio. L'indotto economico dai dati presentati dalla CGA, come potete vedere da questo slide, sono 2 miliardi a livello nazionale. Possiamo dire che a livello locale sono il 10%, un dato molto importante. Un altro dato importante è che il 42% di quello che rimane alle Proloco viene distribuito sul territorio alle realtà presenti nelle nostre comunità. È un sistema che davvero da diversi anni sta funzionando, ma soprattutto sta crescendo. I numeri parlano molto chiaro, abbiamo delle percentuali che sono
superiore a quella che è la media nazionale. È un sistema virtuoso, dico sempre, è un sistema in grado di mettere a fattor comune sia la parte economica, oltre al volontariato, comunque anche consumi di enogastronomia, quindi prodotti, far conoscere i prodotti tipici della nostra regione, ma anche di attrattività turistica. Insomma, le nostre feste, le nostre sagre sono conosciute anche oltre confine, di conseguenza è un sistema assolutamente virtuoso guidato da un ottimo presidente. Andiamo a Gorizia, ci sono novità perché Corso Italia diventa a senso unico, cambia così radicalmente la viabilità nell'arteria più importante della città. Una piccola grande rivoluzione nel traffico cittadino di Gorizia, in via sperimentale naturalmente, dal mese di settembre l'asse viario principale della città, Corso Italia, che poi assume una diversa denominazione in Corso Verdi, Corso Italia sarà a senso unico. Per intenderci, chi perciò arriverà a Gorizia dalla parte della stazione, piazzale Umberto Saba, potrà soltanto entrare verso la città attraversando Corso Italia. L'obiettivo qual è? È quello di liberare i controviali dalla presenza delle biciclette, soprattutto assicurare poi sulla carreggiata in assoluta sicurezza, in doppio senso di marcia, invece una pista ciclabile divisa dal resto della carreggiata da un marciapiede di circa un metro, proprio per mettere, ripeto, in sicurezza i ciclisti che vorranno attraversare la via principale della città, la via del commercio, la via di numerose attrazioni, a numerosi bar. Non si perderà neppure uno stallo, neppure un posteggio, anzi nei primissimi mesi e prossimo anno realizzeremo finalmente il posteggio di via Manzoni con circa 200 stalli, altri 40 posti provvisori gratuiti li metteremo a disposizione dei cittadini in piazzale Saba, un posteggio di servizio sia per coloro che vorranno prendere il treno che sia coloro che vorranno invece prendere il pullman. Chiudiamo sulle note del secondo concerto jazz che ieri si è svolto in Piazza Libertà Udine. Per il secondo appuntamento di More Than Jazz, rassegna dei giovedì estivi messa in cantiere dalla cooperativa Simularte con sostegno di Regione, Comune di Udine e Fondazione Friuli, il pubblico accorso in Piazza Libertà a Udine ha avuto agio di ascoltare musiche tratte da A Supreme Love, album discografico di John Coltrane, una delle leggende del jazz. A Supreme Love ha anche dato titolo alla serata con uno dei dischi più importanti della storia del jazz, annoverato fra i capolavori della musica statunitense. Si tratta di un album spirituale di emozioni e suggestioni della musica di improvvisazione che rappresentano la personale ricerca di purezza di John Coltrane, con ritmo che fa risuonare percussioni, cantare voci e danzare corpi in un rituale che celebra la vita nel suo manifestarsi fragile e feroce allo stesso tempo e che ha avuto per interprete una formazione composta da Emanuele Filippi al pianoforte, Ure Polk al sax, Marco D'Orlando alla batteria e la danzatrice udinese Camilla Isola. Fra il pubblico ad ingresso libero e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza del plateatico di Piazza Libertà, anche il sindaco Pietro Fontanini e l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot. Emanuele Filippi è pluripremiato pianista e compositore udinese emigrato a New York. Diplomatosi al Conservatorio di Udine sotto la guida di Glauco Venier, è il fondatore della Udine Jazz Big Band e nel 2019 ha pubblicato il suo primo disco Polyphonies. Ure Pol è un sassofonista sloveno annoverato fra i principali esponenti del sax tenore in Europa, mentre Marco D'Orlando, batterista, è considerato fra i maggiori talenti del panorama regionale, con all'attivo prestigiose collaborazioni in tutta Italia. Camilla Isola, danzatrice udinese, è diplomata con onori al Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance di Londra. Non ci sono altre notizie per questa edizione del nostro telegiornale, ci vediamo questa sera alle 19:00, io vi ringrazio e vi auguro buon pranzo, arrivederci.